Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché, come potete vedere, oggi parliamo del nuovo Ranking Dungeon. Ranking Dungeon che è uscito questa notte per noi, alle 3 del mattino praticamente, e che ci ha in un qualche modo spronato nel utilizzare le armi di tipo vento. Armi di tipo vento che ovviamente... diciamo non sono comuni a tutte quante, perché cioè a tutti quanti, scusatemi, perché comunque le armi vento sono state un po' particolari. Abbiamo avuto Eris che ha preso l'arma vento addirittura con Arcanum, abbiamo Yuffie che ha preso l'arma vento con Arcanum, poi ovviamente abbiamo anche Sephiroth che ha preso il Wind Elemental Mastery, ma con attacco fisico, quindi se ovviamente si riesce a buildare con attacco fisico tanta roba, altrimenti un pochettino si perde. E poi, come diciamo, attaccanti vento abbiamo anche Lucia e Zac, che fondamentalmente possono in un qualche modo fare dei danni vento, però non potremmo effettivamente definirli come dei veri e propri DPS, anche perché non possiedono praticamente il loro vestito Arcanum. Come potete notare, vabbè, ancora siamo all'inizio ovviamente del Ranking Dungeon, infatti ho una posizione molto alta con dei punteggi veramente ignobili, ma ovviamente questo non è ciò che ci interessa oggi. Ciò che ci interessa oggi è parlare ovviamente del Dungeon Very Hard. Solitamente vi ho sempre pubblicato le run con il boss e il super boss. Questa volta non so se lo faccio, non tanto perché non riesca a concludere il dungeon, perché in realtà lo concludo, ma semplicemente perché ho notato che comunque poi ognuno ha la sua strategia, ognuno ha il suo percorso, ognuno ha la sua, diciamo, ognuno ha il suo schemino da seguire. Io invece, come sempre, vi lascerò la mappa completa con tutti i nemici e diciamo i bonus, no? E malus che si possono ottenere dopo ogni combattimento qui sotto nella descrizione. Quindi potete scaricare la mappa, oppure se volete entrare su Discord, dato che la mappa è anche presente su Discord, tutte le informazioni, tutto il data mining, tutto quello che è presente all'interno del gioco è condiviso comunque sul server Discord, quindi se volete in descrizione troverete sia soltanto la mappa, oppure troverete direttamente Discord per entrare nella community, nel gruppo. Detto ciò, Il Dungeon Very Hard è un po' particolare come dungeon, perché come potete notare abbiamo i livelli di Crisis che aumentano fino a 171.500, che in realtà non è tantissimo. Abbiamo avuto comunque difficoltà anche con dei boss peggiori. È ovvio che giustamente 171.000 con tutti i malus che si possono prendere praticamente all'interno della battaglia, effettivamente un po' potrebbero mettere in difficoltà un po' tutti. Infatti, come potete notare, i nostri nemici, che tra l'altro anche ieri già avevamo predetto un paio, l'unica cosa buona è che ringraziamo il cielo è che non ci sia il Mad Anchor, ovvero il robottone quello che vola e che praticamente cambia le sue resistenze, le sue debolezze tra vento e fuoco, che quello poteva essere effettivamente un bel dito lì dove non batte il sole. Ci sono in realtà poche cose da tenere a mente in questo dungeon, anche perché uno dei primi nemici che si può affrontare è Rufus con Darkstar, però comunque sia Rufus e Darkstar riescono ad essere battuti molto facilmente, soprattutto se incontrati come primi nemici. Non hanno tanti HP, Darkstar completamente sciolto in veramente in un attacco probabilmente, Rufus invece comunque sia magari un attacco ve lo riesce a fare, però anche lui comunque basta abbassare un po' la difesa e siete tranquilli. Cosa diversa invece per il Dragon. Infatti, diciamo che una delle strategie, se vi faccio vedere la mappa in questo caso, che è qui, però la mia mappa è più dettagliata, come potete notare qui è il nostro punto di start, è uno dei primi boss che possiamo affrontare, il Rufus.
Personalmente consiglierei di affrontare Rufus come primo boss perché possiede praticamente il bonus di poter ottenere poison resistance del 100% e difesa fisica aumentata del 60%. Penso che questo sia uno dei bonus migliori che si possa prendere per tutta la durata del dungeon, perché comunque tutti gli altri avversari faranno danni fisici e soprattutto il drago, come ben sappiamo, possiede l'attacco con il poison. Quindi se ovviamente subiamo poison rischiamo di farci male, mentre invece riduzione poison e riduzione dei danni fisici ci consente comunque di giocare un po' più aggressivi. Quindi io vi consiglierei di andare prima da Rufus, prendere il poison resistance e poi successivamente passare al drago e scegliere un po' come vi pare a voi, perché da questo momento in poi la run comunque sia potete gestirla in qualsiasi modo. Potete prendere il bonus vento, potete prendere il bonus allo score a discapito ovviamente di attacco fisico e attacco magico e andare avanti. Poi successivamente ci sono i due nemici, c'è Rud con le zucche più ovviamente lo zoo, quello modificato, quello del, diciamo, della torre cetra. Qui i nemici, in realtà i minion sono molto deboli, mentre invece il boss ovviamente è un po' più resistente. Dipende ovviamente come volete gestirveli e dipende soprattutto come volete, diciamo, combatterli. In un certo senso potreste tranquillamente riuscire a gestire la situazione, perché appunto i minion sono comunque deboli. Io per esempio come team sto usando Zac, Eris e Yuffie, sì, anche perché con Zac, avendo la Falchion, posso fare danni AOE. Quindi faccio danni AOE evento, elimino subito i minion e poi mi concentro sul boss. Quindi diciamo che fondamentalmente la situazione è questa. Poi abbiamo il boss dell'evento, che comunque sia lo conosciamo già. Non è un boss difficilissimo, anche come moveset fa più attacchi fisici rispetto a quelli magici, quindi avere la difesa fisica vi aiuta e quindi in un modo o nell'altro si riesce a buttare giù molto facilmente. Discorso diverso invece per il super boss. Il super boss invece è il Behemoth Primal, che si incontra praticamente nell'ultimo piano della Battle Tower dei Cetra, con resistenza down al vento. Lui può essere un po' infame, perché durante i primi turni vi abbassa la difesa fisica. Quindi se avete qualcuno che aumenta la difesa fisica, ve lo consiglio. Vi consiglio assolutamente di utilizzare un personaggio che vi aumenti la difesa fisica e poi successivamente passare all'offensiva. Anche perché se riesce ad attaccare con ovviamente il suo body slam, una volta che vi ha ridotto praticamente la difesa all'osso, vi disintegra. Letteralmente vi disintegra. E anche se avete preso il bonus passivo del 60% all'inizio del dungeon, una volta che subite praticamente 3 stack di debuff della difesa, capite benissimo che la situazione non è delle migliori. Quindi o riuscite a comporre un team one shot, dove praticamente lo shottate praticamente subito, oppure dovete cercare in qualche modo di resistere e cercare ovviamente di non subire troppi danni, perché in quel caso potreste effettivamente rovinare tutto senza motivo. Detto questo, in realtà non c'è altro da aggiungere. Ovviamente ricordatevi di portare i simboli corretti, quindi diciamo sigillo circolare, che è quello che maggiormente viene richiesto, e anche quello triangolare, che non è male. Per quanto riguarda ovviamente i sigilli ability, cercate ovviamente di fare le abilità da 3, diciamo da 3 ATB il più veloce possibile, e non dovreste avere problemi, soprattutto con Rud che ha comunque un sigillo unico, quindi non dovreste avere grossi problemi. In realtà, se volete le run con il boss e il super boss, mi farebbe piacere saperlo tramite i commenti. Quindi se vi va di vedere comunque la run fatta da me, in modo, diciamo, come sempre, dove vi faccio vedere praticamente proprio il percorso che faccio, le scelte eccetera eccetera, fatemelo sapere nei commenti, che nell'eventualità vi monto praticamente le run magari col boss e col super boss, e ve le faccio uscire poi
poi direttamente o in giornata o comunque ve le farò uscire il più velocemente possibile. Detto questo, vi auguro buona fortuna a tutti con il Ranking Dungeon. Spero che possiate avere un vantaggio grazie a questo mio video. Detto ciò, non ho altro da aggiungere. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con me e ci becchiamo come sempre alla prossima. Bye bye!